Pensavo a un ligodì di Philip Roth, dove a un certo punto la gente si riversa in massa in strada, mossa da una rabbia ma a cui non sa dare un nome. Così come esiste la violenza gratuita, esiste anche una rabbia gratuita. Sicuramente c'è e ci può essere anche nella società, diciamo, serpeggiante, soprattutto in certi momenti storici, un sentimento generale, no, di malessere. Io poi nel libro provo a fare delle distinzioni concettuali, ad esempio, tra la rabbia e l'odio. La rabbia è qualcosa che dalle definizioni, diciamo, più tipiche da dizionario, fino anche alla storia, diciamo, della filosofia, penso alle cose che scriveva Descartes, nelle Passioni dell'anima, eccetera. È qualcosa che risponde ad un evento preciso e quindi è qualcosa di molto specifico, anche di molto personale. Ma nel distinguere tra la rabbia e l'odio, quello che tento di fare è sottolineare da un lato la natura dinamica della rabbia. Quindi la rabbia è qualcosa che in qualche modo esplode in un singolo momento, ma poi bisogna decidere in che direzione buttarla, no? Dove mandarla. Mentre l'odio è precisamente quella cosa che si crea quando la rabbia non viene espressa o non può essere incanalata in una direzione che abbia un senso, quindi ribolle e diventa qualcosa di statico. L'esempio che si può fare è per esempio l'odio razziale, no? Che non è mai una rabbia razziale, perché se noi ce la prendiamo con una persona per il colore della sua pelle, beh, il colore della sua pelle non cambierà. Non c'è una prospettiva di dialogo, di sintesi politica. La rabbia è invece un sentimento che, almeno in alcuni casi, dischiude la possibilità di una dialettica. Appunto, nel capitolo del libro su Audre Lorde, io ragiono sul fatto che per questa autrice la rabbia possa essere usata non solo tra avversari, ma anche tra alleati. E lei, appunto, dall'interno del movimento femminista statunitense, in quanto donna afroamericana, omosessuale, di condizione sociale molto umile, svolge un ruolo di critica anche di quello che era un movimento che riteneva che le donne fossero tutte per definizione bianche della classe media con una buona istruzione, che era, diciamo, l'identikit delle attiviste femministe in quel periodo storico negli Stati Uniti. Quindi lei dice: io con le mie stesse compagne femministe mi arrabbio proprio perché le ritengo capaci di comprendere, no? Quello che muove la mia rabbia, capaci di comprendere le informazioni veicolate dalla mia rabbia e quindi poi di darmi una risposta e di avviare un dialogo che è tra pari, no? Che è una cosa che nell'odio non c'è mai. Noi, se odiamo qualcuno o qualcosa, non pensiamo appunto che ci sia possibilità di scambio, di cambiamento, di interazione, cosa che la rabbia non mette, diciamo, fuori gioco, il che la rende anche per certi versi meno rassicurante, molto comodo alle volte dire: io odio quella persona, odio chi esprime quella posizione. Mentre arrabbiarsi ci pone anche in una condizione di reciproca vulnerabilità, che è una cosa che l'odio non fa. Era interessante il film The Purge, La notte del giudizio. Il fatto è che il governo americano in questa storia fantasy permette una notte, che la notte dello sfogo si chiama, in cui tutti possono fare quello che vogliono, da rubare, uccidere, qualsiasi cosa, chiamandola proprio sfogo. Beh, se ci pensi, tutte le città in Italia che hanno delle forme di manifestazioni violente, di sfogo, sono città come Siena, Ivrea, dove c'è un momento di sfogo in generale, un po' il carnevale è un po' quello, no? C'è un capitolo del libro che termina proprio sul carnevale, il famoso studio di Michael Bakhtin, no? Sul carnevale. E che cos'è il carnevale a un certo punto se non un dispositivo per creare un contesto in cui appunto tutte le emozioni negative, tutta la frustrazione, tutto anche il senso di ingiustizia viene sfogato? E poi ritornare esattamente alla condizione precedente. Il carnevale dischiude da un lato un orizzonte di totale capovolgimento della società e di radicale messa in discussione, no? Dello status quo. Dall'altro, nel momento in cui diventa una semplice ritualizzazione, invece è proprio uno strumento che serve per far sì che certe istanze di cambiamento restino confinate in quella cornice ritualistica. Il carnevale è grande momento catartico, poi il concetto di catarsi non è un concetto che io menziono nel libro, anche perché appunto ha una storia anche concettuale molto, molto ampia e molto complessa. Però sicuramente c'è nell'idea della catarsi da un lato l'elemento positivo, no? E quindi un'energia che viene liberata, ma c'è anche in qualche modo un rischio, no? L'elemento catartico come qualche cosa che porta a soluzione il problema, no? Lo porta a sintesi e quindi
smette di pungolarci da un certo punto di vista. La grande opposizione, anche se vogliamo, da questo punto di vista, tra Platone e Aristotele, no, nell'interpretazione del teatro. Per Platone il teatro come potenzialmente disgregante, no? Forza disgregante della società, qualcosa che è assolutamente diseducativo per una polis ben governata. Dall'altro Aristotele che invece difende il teatro, ma può farlo soltanto perché sostiene che il teatro sia catartico. È la catarsi quel concetto che permette di dire ciò che accade, no, sulla scena è positivo e anzi educativo in qualche modo, no, per la cittadinanza, proprio perché permette di portare a catarsi quelle che sono le passioni peggiori, anche le più pericolose. Questo, diciamo, è uno dei punti che poi, ad esempio, in alcune letture anche più contemporanee, anche più radicali del teatro greco, viene messo in discussione. Penso a un'autrice, a un grecista come Nicole Loreau, che ha nella seconda metà del Novecento ha anche fatto una lettura in chiave femminista, no, del teatro greco, della tragedia greca, che porta avanti anche un'idea conflittuale, polemica della tragedia, del teatro come qualcosa che invece è, nelle sue espressioni più alte, totalmente estraneo alla dimensione della catarsi, cioè come qualche cosa che ci pone delle problematiche molto forti, potenzialmente disgreganti per l'ordine sociale, senza darci nessuna risposta precostituita, in qualche modo lasciandoci con il cerino in mano. E quindi un contesto, quello del teatro, appunto nell'ottica della studiosa femminista, in cui alle donne sono possibili alcune azioni e alcune prese di parola che nella società sono inconcepibili. Però questa componente, no, vedere rappresentato sulla scena qualcosa che poi non trova un suo equivalente nella vita quotidiana, beh, mette nella mente delle persone delle idee, o comunque sollecita delle riflessioni che non sono immediatamente addomesticabili. E questa può essere appunto un'altra lettura in qualche modo, non per forza in contrapposizione, ma anche complementare, no, del teatro greco, che può essere visto come al tempo stesso un modo, no, per portare alla massima potenza questo meccanismo catartico che tiene il legame sociale insieme, ma allo stesso tempo, in alcune sue espressioni particolarmente alte, cioè Euripide, come precisamente una messa in discussione del fatto che la catarsi sia il momento più alto. E forse, diciamo, per dirla in termini hegeliani, non è la sintesi il momento interessante, ma la negazione. Quello che io provo a dire in questo capitolo è che, rileggendo anche delle espressioni radicali, poi in quel caso letterariamente articolate, mediate, della rabbia, possiamo riscoprire l'importanza del dire adesso basta, del dire questo tipo di ordine costituito a noi non va bene, lo vogliamo abolire radicalmente, anche se non abbiamo già pronto un'alternativa precostituita. No? Una mossa retorica conservatrice per eccellenza del nostro tempo è dire sì, vabbè, vero, l'ingiustizia, ma tu cosa proponi? No, quando si dice ma allora no, non c'è alternativa, non perché si neghino, no, ormai quasi nessuno neghi il fatto che nella società ci siano delle dinamiche, no, strutturalmente problematiche, però sempre si dice, beh, questo è il meno peggio, no, che noi possiamo fare. Al tempo stesso credo che si possa distinguere tra una rabbia, diciamo, egualitaria, democratica, e una reazionaria, senza cedere però a quello che è, potremmo dire, la facile retorica della folla irrazionale, no? La retorica del contagio sociale. Da un lato c'è, diciamo, la rabbia del movimento organizzato che ha studiato, no? Che ha analizzato l'oppressione e quindi si rivolge alle sue cause, e dall'altro c'è l'avanguardia. Esatto, e dall'altro invece c'è, diciamo, la plebaglia che viene in qualche modo manipolata dal demagogo di turno. E questa può essere una tentazione, soprattutto, diciamo, da sinistra, quindi dire c'è una rabbia che è una rabbia razionale, poi dall'altro lato, no, c'è questa demagogia. In un, diciamo, articolo si chiama proprio La politica del contagio, io provo un po' a demistificare questa idea, che poi è un'idea anche questa molto antica, che ha tutta una storia che affonda le radici in quella che si chiama la psicologia della folla nel XIX secolo, no? L'idea non a caso emersa in quel periodo in cui per la prima volta i sindacati cominciano a mobilitare grandi masse di persone, grandi masse di lavoratori, che appunto la politica di massa sia di per sé qualcosa di irrazionale, perché le persone, quando sono in grandi gruppi, diventano incontrollate, non hanno più freni inibitori, e come quasi un virus, diciamo, si trasmettono delle visioni irrazionali, politicamente estreme, con cui non si può intavolare nessun dialogo, ma si può al massimo inviare la cenere. In realtà io credo che
si debba in qualche modo resistere a questa tentazione, rileggendo anche i grandi classici, poi se vogliamo, della critica a un certo tipo di propaganda, no? Se leggiamo, per dire, quello che scrive Hannah Arendt nelle origini del totalitarismo, dove c'è proprio un capitolo dedicato alla propaganda nazista, lei dice una cosa molto interessante, cioè la propaganda nazista non è demagogia, non è illudere le persone che sia nel loro interesse qualcosa che in realtà non lo è, no, è qualcosa di molto più sottile, più complesso, cioè la propaganda totalitaria è qualcosa che mette le persone insieme, quindi in una massa, ma le tiene al tempo stesso separate. Lei dice, è ciò che previene la stessa identificazione di un interesse collettivo. L'interesse rimane individualistico, quindi noi facciamo parte di una massa, ma siamo tutti ultra individualisti, e ci riconosciamo come, diciamo, individui nel capo carismatico. Non perché appunto il capo carismatico ci venda necessariamente una narrazione collettiva che troviamo credibile, ma perché vediamo nel suo interesse di individuo il nostro, no? Mentre non c'è nessun rispecchiamento con le persone che pure a fianco a noi inneggiano allo stesso leader carismatico, no? E se vogliamo, questo poi pone un problema, cioè appunto il problema dell'identificazione anche emotiva, no? Il problema di una dinamica anche di gruppo all'interno della politica. Se noi la lasciamo appannaggio in qualche modo della reazione, beh, allora noi non possiamo mobilitare nessun tipo di passione, nessun tipo di emozione. Appunto, vuol dire che una politica, tra virgolette, democratica, basata sull'uguaglianza, sui diritti, è una politica fredda, no? Una idealizzazione della freddezza. E quindi questo poi permette anche al peggiore fascismo di monopolizzare. Noi siamo gli unici che ci credono, noi siamo appassionati, noi siamo persone come voi, perché appunto persone che gridano, che soffrono, no? Cioè, e sicuramente in un paese come l'Italia, una cosa che dei periodi storici che oggi ci raccontiamo soltanto come periodi bui, ma che in realtà sono stati anche al tempo stesso dei laboratori politici straordinari, ci insegnano, è che la passione in tempi non così remoti non era soltanto una cosa dell'estrema destra, che esisteva una passione rivoluzionaria che invece andava in una direzione politica opposta. Lo si poteva vedere, insomma, nelle avanguardie del movimento operaio, piuttosto che nel movimento femminista, diciamo in tantissime sue manifestazioni. Però ecco, l'idea che possa esistere una risposta appassionata alla mobilitazione di certe passioni, no? Che invece oggi manca. La risposta è ordine pubblico, razionalità, fatti e logica. Non che questo non serva, no? Però da filosofo che, insomma, con i fatti e la logica in qualche modo ci lavora, io non penso che la politica possa essere solo basata sui fatti e la logica, no? Perché poi il grande trucco, provavo a dire in questo articolo, della politica del contagio è ridurre a psicologia ciò che invece è ideologia, cioè rendere individuale ciò che invece è sociale, che è molto più complesso, quindi ha a che fare con la costruzione di identità collettive. Il fascista esprime quel tipo di appartenenza, di narrazione, perché è qualcosa che lo definisce come persona, è qualcosa che dà un certo tipo di significato, di senso alla sua esistenza, la mette in una certa prospettiva. E invece forse servirebbe, oltre a tutto questo, anche una dimostrazione che si possono mobilitare passioni anche in altro modo, no? Che si possono mobilitare passioni anche non contro i capri espiatori, ma contro coloro che poi agiscono davvero e traggono vantaggio dalla forma di oppressione. E questo, secondo me, è appunto potenzialmente un grande serbatoio anche di attivismo democratico, di un certo tipo di cittadinanza e partecipazione attiva, ma intese, diciamo, nel senso anche più conflittuale del termine, vedendo appunto il conflitto come una cosa nobile. Cioè, io credo che il conflitto in politica, se ben utilizzato, usato con intelligenza, sia assolutamente fondamentale. Una società senza conflitto, dove appunto chi non è d'accordo con noi o è matto o è qualcuno che dobbiamo far arrestare o è qualcuno che dobbiamo mettere dietro le sbarre, è una società terribile, no? È una società in qualche modo ultra repressiva, ma che non disinnesca il conflitto soltanto al costo di normalizzare poi delle dinamiche molto pericolose. Questo è un po' il modo in cui proverei a distinguere tra diversi tipi di rabbia, diversi modi di agire, le emotività. Una rabbia che va in una certa direzione e una che invece diventa odio. Una politica basata sull'odio è una politica che ha delle risorse immaginative scarsissime.